Serie B, il campionato degli italiani. Con il Modena contava vincere, il Pescara ci è riuscito nonostante una prestazione non esaltante grazie a un gol di Politano. Così si riapre la lotta per i playoff ed il pensiero è già rivolto alla sfida di sabato al Biondi contro il Lanciano. Un campionato che sta entrando nel vivo a 6 giornate dal termine della stagione. C'è anche questa sera un posticipo che però non interessa la zona playoff, ma sono come sempre tanti gli argomenti che andremo ad affrontare con i nostri ospiti nello studio di Replay. Andiamo a salutare il direttore sportivo Gianni Rosati. Buonasera Rosati, grazie per essere qui nel nostro studio. È un nome famosissimo a Pescara perché, ok, lui è conosciuto come direttore sportivo, ma è sempre il nipote del mitico Tom Rosati. Grazie Rosati per essere qui nel nostro studio. Grazie. Ritroviamo con piacere un ex attaccante del Pescara che lavora ora con la società nel settore giovanile, Dario Di Giannatale. Buonasera Dario, grazie. Buonasera. Anche a te. Buonasera per essere a tutti, grazie per qui con noi. Grazie. E poi ritroviamo un collega del Messaggero, della Gazzetta dello Sport, sono tante le testate, Orlando D'Angelo. Buonasera Orlando, buonasera, grazie voi. Anche a te. Grazie a voi per c'è un altro collega che ha qualche anno più di noi. Si tratta di Federico De Carris. Buonasera Federico, tanti buonasera, sono gli anni di differenza con Orlando. Tu... Non cominciamo con tante. No, cioè tu sei abituato nella generazione di Totò e Leonardi. Quindi... Conto lo spirito. Bravo. Così come lo spirito di sempre, Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera Francesco. Buonasera. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, subito i numeri per partecipare alla trasmissione prenotandovi telefonicamente allo 0853 0020, mandando gli sms al 392 623 7060. È un lunedì di partite, si sta giocando il posticipo di Serie A, 0-0 tra Fiorentina e Verona. La gara ha avuto inizio alle 20:45, un po' prima alle 20:30 ha avuto inizio il posticipo della 36esima giornata del girone della Serie B. In campo per lo scontro salvezza l'Entella del neotecnico Aglietti al debutto sulla panchina ligure contro la Provercelli, anche qui il parziale è di 0-0. Una piccola curiosità, siamo alla fine della stagione ma continuano a saltare delle panchine, in particolare in Lega Pro, e in una di queste torna ad accomodarsi l'ex allenatore del Pescara Giovanni Stroppa, che torna sulla panchina del Sud Tirol dopo l'esonero di Adolfo Sormani. A te. Grazie Gianni, andiamo nella redazione di forzapescara.com con Valerio De Carris. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, un saluto a te, ai tuoi ospiti, ai telespettatori di TV6, agli utenti di forzapescara.com. Le modalità di intervento sono sempre le stesse per quanto ci riguarda. Nel corso della trasmissione ci darai la linea per leggere un po' gli umori dei nostri tifosi. A te Enrico. E durante la trasmissione ci collegheremo anche con il nostro corrispondente da Lanciano, Alessio Giancristoforo, per cominciare a tastare un po' il polso di questa settimana della sfida tra Lanciano e Pescara. Prima di parlare però della partita con il Modena, ma soprattutto della prossima di Lanciano, c'è stato un episodio spiacevole nella nostra città, perché per le strade di Pescara e Montesilvano oggi sono apparsi dei volantini offensivi nei confronti del presidente del Pescara Sebastiani. C'era la scritta Sebastiani ladro, bilancio tarocco. Il presidente era già al corrente della situazione, ha allertato subito le autorità competenti attraverso una denuncia. È vero che il diritto di critica civile è sacrosanto, ma questa non è critica, è soltanto una squallida diffamazione fatta in maniera vigliacca e anche in maniera anonima, perché è roba di bassissimo livello. Gesto che comunque è anche figlio, se vogliamo, della
campagna denigratoria fatta nei confronti di Sebastiani da coloro che evidentemente preferiscono come presidenti i vari Paterna, Pincione, Soglia, che hanno portato il Pescara sull'orlo del fallimento. Certo non si può considerare tifoso chi fa un gesto del genere, vero Francesco? Vero al 101%, ma è nella natura dell'uomo, nella natura, hai detto bene, dei vigliacchi dimenticare. L'uomo indecente. Sì, si possono usare tutti gli appellativi denigratori di questo mondo. Io credo che non esista un presidente sulla faccia della terra nella storia del calcio mondiale che non abbia commesso degli errori, che non abbia accontentato tutti, che non abbia riscosso consensi da parte di tutti, ma poi tra l'altro in un momento nel quale il Pescara è ancora in corso per quello che era l'obiettivo, se poi di inizio stagione, se poi qualcuno era convinto che questa squadra sarebbe potuta andare in Serie A senza nemmeno passare dai play-off e che avrebbe vinto, entusiasmato e tutto quello che ci vogliamo mettere, però insomma. Ma poi ripeto, è tipico di chi non è capace, ecco, di andare al campo, di andare allo stadio. Non avremmo voluto dare troppa pubblicità a questa cosa, però siccome ci hanno telefonato in tanti voler condannare, anche sul sito. Il manifesto c'è scritto una cosa. Bilancio tarocco, ecco, non è nemmeno informato perché il bilancio è sano, no? Sì, a me un banchiere che ha esaminato il bilancio dell'anno scorso ha detto che il bilancio presentato dal Pescara è perfetto. Io al banchiere che non c'ha nessun interesse, che non conosce manco Sebastiani e che l'ha letto per caso perché è passato per le sue mani essendo un grosso esponente di una banca con cui il Pescara ci avrà qualche rapporto, mi ha detto, dice guarda, un bilancio così non l'avevo mai letto, è un bilancio perfetto, è un bilancio che fa vedere che c'è una società sana, quindi su quel piano, poi sulla squadra possiamo sempre discutere. Ma ci mancherebbe, abbiamo detto che il diritto però di critica è sacrosanto. Dimenticando, e qui parla uno che quest'anno per settimane e settimane ha criticato Baroni, qualche critica più o meno velata, più o meno violenta sul piano verbale nei confronti della società, non le ha risparmiate. Qui si dimentica che il Pescara sta lottando nei playoff nel suo palcoscenico naturale, nei suoi 20 anni, 30 anni, sì, ultimi 20, però a prescindere dai risultati, a prescindere da tutto, è importante poi che Sebastiani magari non possa stare simpatico a tutti, ci mancherebbe. Pure Scibiglia non stava simpatico. Scibiglia è dovuto, buon'anima, sarà in paradiso, ci seguirà o da dove non lo so, ma insieme a Antonio Oliveri, che per fortuna ci può seguire da questo mondo, insieme a Andrea Iaconi, quasi sono dovuti scappare da Pescara, ce lo siamo dimenticati, Scibiglia vattene. E Scibiglia poi, ha subito contestazioni violentissime, esatto, insieme poi, a Oliveri. Ma poi che è successo dopo? Certo. Ecco, poi, se non poi chiudiamo questa parentesi. Sebastiani, De Cecco, voglio sentire solo il pensiero di Gianni Rosati, che è uomo di sport, di calcio, questo non è, questo non è né sport Sebastiani, né calcio. No? Non c'entra niente. È un'azione infame questa qui, diffamatoria, che non ha neanche luogo, insomma, di esistere. Mi sembra una cosa fuori dal mondo. Pescara sta facendo il suo campionato, giustamente, come diceva Di Francesco, sta facendo anche bene, era la sua dimensione. Adesso forse qualcuno può dire più punti, meno punti, ma non attaccare in questa maniera tecnico, no. Nel presente. Eppure questa piazza, come diceva Francesco, ha dei precedenti con Scibiglia Oliveri che venivano contestati settimanalmente, poi quando sono andati via abbiamo visto il rischio dove è andato a finire Pescara. Per Orlando. Intanto Francesco ha detto una cosa che secondo me è veritiera, cioè il Pescara sta giocando in uno dei suoi palcoscenici, cioè storici, cioè la Serie B. Se fossimo in quarta serie probabilmente magari tutta questa violenza nelle contestazioni o questa grande antipatia nei confronti della società potrebbe, tra virgolette, anche trovare un minimo di fondamento, anche se questo gesto va assolutamente stigmatizzato, assolutamente sì, perché non si può insomma ingiuriare un imprenditore, un personaggio comunque che non è solo impegnato nello sport in questo modo gratuito.
E poi proprio qualche settimana fa, intervistando Sebastiani, il presidente, parlando del bilancio, mi ha detto che quest'anno dovrebbero finalmente raggiungere un grande obiettivo, che è il pareggio di bilancio, e portare il Pescara ad autofinanziarsi per il futuro attraverso anche la compravendita dei migliori giocatori, cose che alcune società anche di Serie A in passato hanno fatto e storicamente fanno, cioè l'Atalanta, l'Empoli o il Chievo vivono, anche se sono dimensioni più grandi della nostra, in questo modo, scoprendo dei gioielli del vivaio dall'estero e vendendoli al quadruplo. E questo dovrebbe essere il calcio del futuro. Infatti è meglio che parliamo di calcio giocato. No, sì. Una cosa che ho dimenticato. Perché di tanto in tanto le voci sono sempre uscite. Quel volantino, che è una cosa squallida a dir poco, dove si parla di bilancio tarocco, e basta ripensare a tutto quello che è stato detto nel passato, e allora al delinquente che ha fatto, o ai delinquenti che hanno fatto quello striscione, che non hanno il coraggio di metterci la faccia, io rispondo: guardate quanto è bravo Sebastiani, se è come pensano loro, se è come pensano loro e tutti quelli, no? Le cessioni di Verratti, le altre cessioni, ossia Sebastiani fa calcio, il bilancio è a posto e ci guadagna pure. E non gli vuoi dire bravo a una persona del genere? Ma non è così. Ma lo so, ma gli devi dire bravo con la B maiuscola. Allora, Federico De Carlos, intanto hai rivisto Gianni Rosati, che è conosciuto ai tempi del Carpi, lui è stato anche al Genoa, in tante altre società, segue costantemente il Pescara all'Adriatico, segue anche il Lanciano al Biondi, perché si gioca a settimane alternate, quindi sei presente all'Adriatico quando c'è il Pescara e il Lanciano al Biondi. Ecco, il telefonino Federico se l'era dimenticato, però va bene, siamo in diretta. Una volta chiamavano i direttori sportivi a Federico, chissà oggi chi sarà. Rosati, vogliamo iniziare a commentare questo campionato che sta volgendo al termine. Mancano 6 partite, la classifica ci dice che il Pescara è a un punto, è a pari punti con lo Spezia, però è ancora fuori per lo scontro diretto che ha perso con lo Spezia, anche se la Lega continua a mettere il Pescara davanti allo Spezia, ma purtroppo la classifica di oggi ci direbbe che il Pescara è fuori dai playoff, però è a un punto dal Livorno, a 2 dall'Avellino, 3 dal Perugia. Insomma, in queste 6 giornate cosa bisogna fare per raggiungere i playoff? Cosa bisogna fare è troppo facile, basta dire vincere, siamo a posto, ma non è sempre così. Comunque già la classifica penalizza il Pescara, perché il Pescara è sicuramente più forte delle altre 2-3 squadre che la precedono, almeno sul piano di gioco e anche soprattutto per l'organico. Sì, quindi, cioè, tu sei tra quelli che ritengono questo organico competitivo. Molto competitivo. È un campionato di Serie B, e forse negli ultimi anni un po' più scadente rispetto agli altri. Però io pensavo e immaginavo che Pescara potesse essere più avanti in classifica. Adesso non vorrei tornare sul discorso del Carpi, ma... mi ci portate voi. Quel Carpi che hai creato tu inizialmente. No, per carità, io con Carpi hai buttato le basi, no? Sì, tanti anni fa. Però è una società che stava in eccellenza fino a 7 anni fa. Sicuramente. Questo è che sì, non è vero. Sì, è vero. Sicuramente in il Carpi ha trovato un'annata positiva dove gli è andato tutto bene. Sì. Il Carpi non ha l'organico che ha il Pescara. Su questo adesso non me ne vogliono né a Carpi né neanche altre parti. Il Pescara è nettamente superiore come organico. Abbiamo già capito, insomma, la differenza la fa la panchina. No, no, per carità, non volevo arrivare a questo. Beh, oddio, poi parliamo di panchine, forse è meglio quella del No, io parlo Pescara. Di uomo panchina, allenatore, siamo sì, molto espliciti. Sì, sì, parlo dell'allenatore. Sicuramente se dovessi scegliere tra i due prenderei meglio quello del Pescara che quello del Carpi. E siamo d'accordo con te. Ecco. Benissimo, anche se sono anche amico... Anche se Federico, vabbè, ti dirà sempre di no a quello che dici, vabbè. Perché... A prescindere da questo, se togliamo due giocatori fondamentali nel Carpi, che sono Bakoko e Gabriel, gli altri nell'organico sono nettamente superiori a quelli del Pescara. Ma adesso lasciamo da perdere il Carpi. Che fa un è la break. Conferma questo, che il calcio, le grandi squadre, diciamo così, o le squadre buone che ambiscono a un grosso risultato, non è detto che si debbano fare con i giocatori che hanno
buon curriculum, perché se tutti quanti dicono il Pescara come organico è superiore, per dire, al Carpi o a tante altre, è perché il curriculum dei singoli giocatori del Pescara è migliore qualitativamente di quello, non ci illunghiamo, degli altri, dei giocatori di tante altre squadre. Però se poi queste hanno fatto meglio del Pescara, evidentemente c'è chi fa la differenza. La differenza sempre non è solo coerente, la differenza con il suo pensiero. No. Che una squadra che riesce in Serie B, in questa Serie B, a primeggiare nei gol fatti, vuol dire che è in vantaggio almeno del 30%. Questo è il Pescara è il migliore Pescara, attacco, sì. Rispetto a tutte le altre squadre. Le difese, la fa in modo, fattelo dire da lui che è una cosa, per quello faccio la domanda a lui, aspetto la risposta. Le difese e il centrocampo le aggiusti sempre quando c'hai l'attacco. Di chi si lamentano tutti quanti? Dell'attacco, non segnano, siamo deficitari, prendiamo un gol perché davanti non ci coprono. Il Pescara ci ha avuto questo. Comunque, Federico, la settimana scorsa i Baroni ha detto che delle squadre che stavano ultime in classifica all'inizio del campionato, l'unica squadra che è venuta fuori è stato il Pescara. Beh, non è vero, perché c'è il Vicenza che era ultimo. Pescara e Vicenza, dice, due sono venute fuori, avrà detto anche il Vicenza. Voglio dire, perché il Pescara all'inizio del campionato doveva stare nelle ultime posizioni per assemblare la squadra? Dopo un mese e mezzo una squadra assemblata. E perché ha continuato per molte giornate questa squadra, non è mai riuscita a trovare il filo logico, una formazione stabile, sempre è andata. Tutte sempre le critiche a Baroni io le confermo tutte, ci mancherebbe, perché se dovesse andare il playoff purtroppo sta continuando, appunto, no, io critiche le ribadisco io per Pescara è l'unica società che ha impiegato tre portieri. Questo fa parte. Immaginate la Juventus che impiega, ecco, Buffon, Storano, allora, anche il terzo portiere. Molti sostengono che uno dei motivi che mancano a questa squadra è la solidità psicologica. Una squadra che in alcuni momenti non riesce a gestire il risultato o che ritiene facile l'avversario. Insomma, che significa solidità psicologica? Beh, che soffrono un po' la pressione dell'ambiente. È normale che Pescara c'è un tipo di pubblico che magari Frosinone, adesso non voglio fare il lotito della situazione, che Frosinone e Carpi non hanno, perché c'è un'altra pressione. A Pescara il tifo è sentito, conta, e quindi magari non tutti hanno quella personalità per superare questo scoglio, questo sicuramente. Però io penso, e tanto è vero, che il Pescara riesce a fare più risultati fuori casa che in casa. Sì. Non è soltanto per questo fatto, sicuramente io vedo che in casa c'è difficoltà nella manovra di mettere, è vero, gli attaccanti a tu per tu con il portiere, invece fuori casa, giocando leggermente più coperti e di rimessa, soprattutto io, con un marchigiano come me che è Melchiori, che sicuramente è l'attaccante che hai conosciuto tanti anni fa, poi ci parlerai anche di Melchiori, ecco, e sicuramente riescono a fare molto meglio. Quindi, Orlando, sei d'accordo con questa valutazione, perché tutti ora abusano di questo termine, solidità psicologica, può essere il male del Pescara? Sì, si può anche chiamare in questo modo. Io credo che Pescara abbia sempre vissuto di entusiasmo e di questo trasporto che si crea tra l'ambiente. Però non è legata esclusivamente all'ambiente e alla pressione, proprio solidità psicologica di non saper gestire le partite, ci può anche stare. Ieri per esempio anche Viale lo diceva per il Napoli, altra squadra che non è costante nel rendimento. È una questione di maturità complessiva dell'organico. Non si sa come. Vabbè, non parliamo del Napoli. Non stiamo parlando del Napoli. Torno subito a Pescara, ci mancherebbe. Beh. Innanzitutto è una questione anche di maturità dei singoli, che poi messi insieme fanno la maturità complessiva. Che messi insieme non fanno una squadra quadrata come il Carpi. Io sto sempre aspettando la risposta di chi di calcio ne ha masticato più di noi. Rispetto al modo di giocare, per esempio, di Caprari, che non
non stiamo qui a condannare, però tra il modo di, tra la prestazione di Caprari e i 20 minuti finali di Sansovini già con il Modena si vede una gran differenza, certo. Quindi ti parlo del modo di anche, si parla di pressione, giusto, ci sono modi e modi di reagire alla pressione. Intanto rivediamo qualche immagine di questa vittoria con il Modena, il gol di Politano ad esempio. Quindi dicevo, cioè se i giocatori più maturi, i giocatori che conoscono la piazza, sono in grado di trasformare questa pressione in una spinta positiva, la squadra ne trae beneficio. Quando invece i giocatori più giovani o quelli che non sono al top della condizione, quelli che giocando poco un po' si abbacchiano e quindi poi quando hanno la chance comunque non hanno qualcosa in più per fare la differenza, quelli messi insieme non fanno la maturità della squadra. Ecco, tra poco ti risponderà Rosati sul Carpi, però chi ha calcato il campo dell'Adriatico come Dario di Giannatale forse non si faceva condizionare dalla pressione del pubblico e dell'ambiente, cioè se una squadra è valida, a prescindere dal tifoso, anzi Pescara è vero che è una piazza esigente, però ti aiuta anche in molte situazioni. Voi, adesso non ricordo bene gli anni in cui ha indossato la maglia biancazzurra, però non sentivate questa, andavate in campo ed era soltanto merito vostro se si vinceva o demerito se si perdeva. Sicuramente c'era un'altra maturità, c'erano giocatori che scendono dalle categorie di Serie A, nazionali, quindi avevano un forte temperamento. Certo che il pubblico di Pescara ti trascinava, però c'era anche il periodo delle contestazioni e se Pescara non reagisci può essere un boomerang che ti quindi può tornare indietro. Può esserci questo, definiamolo handicap a livello psicologico? Sì, perché la maggior parte quest'anno, come gli altri anni, con la fatta del regolo degli under, ci sono parecchi giovani che venendo a Pescara possono anche subire, finché le cose vanno bene, anche l'anno scorso, le 5-6 vittorie di Marino, trascinano Pescara, poi nel momento di difficoltà, trovando qualche ragazzo, qualche giocatore giovane, può subire il contraccolpo. Ecco, per esempio Rosati, come puoi spiegarti il primo tempo con il Modena, senza occasioni da gol, ritmi bassi, un po' da parte di tutte e due le squadre? Mi vorrete tirare dentro in un... di che dobbiamo parlare? In un catino, no? In un no, casino. No, tanto qua se ne sono dette di cotte e di crude. Ho detto prima, la manovra non è fluida, quindi per cui di conseguenza... Tanto la vediamo tutti, ecco, non è... allora, se c'è problemi di manovra, di arrivare facilmente al gol... Ecco, sì, questo sì, fatto di continuare a cambiare anche sistema di gioco, modulo, è un'esigenza o un'emergenza per Baroni? Da come la vedo io, un'emergenza. È un difetto. È una mancanza di fiducia in se stessi. E questa squadra, dovrebbe trovare continuità dei risultati, ha tutte le caratteristiche per farlo. Se qualche problema, a mio avviso, può avere, è dietro il Pescara, non da centrocampo. Nella fase difensiva, sì. Sì, lì qualche, magari qualche giocatore più di esperienza. Diciamo, di esperienza oppure di personalità avrebbe dovuto avere. Per il resto la squadra dalla cinta in su è una squadra forte, quindi bisogna e così si giustificano i tanti gol realizzati. Scusami Francesco, certo. Tu avevi chiesto una risposta. Sì, il Carpi è una, gioca da squadra, ecco, ha trovato con, diciamo, con i risultati, quindi con l'entusiasmo della piazza e con la corsa, quindi devo dire che hanno un grande preparatore atletico e forse vorrei aggiungere probabilmente anche uno staff medico molto bravo, per cui sono riusciti, perché anche quello fa la differenza, lo staff medico. Qui abbiamo uno staff preparato, dal professor Salini in giù, sono bravi sicuramente, eh. Ma io l'avrei virgolettata questa cosa, questa affermazione, per cui devo dire se questa non è valida è bravo il preparatore atletico, l'allenatore sta facendo un buon lavoro perché i risultati sono questi, però la squadra gioca da squadra, una squadra combattiva che gioca solo di contropiede perché non sa ma ci abbiamo la cortina di tornasole del Bologna. Sì, un attimo solo torniamo su questo argomento perché facciamo il primo collegamento con Lanciano dove c'è Alessio Giancristofaro. Alessio, buonasera. E con te ci collegheremo anche più tardi e vogliamo solo sapere invece come sta il Lanciano dopo questo pareggio di Crotone. Ecco, la squadra che momento sta attraversando, Alessio? Ciao Enrico, buonasera a te e a tutti gli ospiti. Guarda, io ti do un dato che credo che sia piuttosto eloquente. 36 gare giocate, il Lanciano ne ha sbloccate a proprio favore 19,
Al 90esimo però ha ottenuto solo 9 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte. Questo è un dato piuttosto eloquente, un po' la cartina di tornasole dell'ultima gara con il Crotone, una gara nella quale Lanciano praticamente non è stato messo in difficoltà dalla squadra di Massimo Drago, però ha subito e forse tra virgolette il limite di questa squadra, alla quale comunque vanno fatti i plausi del caso, in quanto tutto sommato non ha mai messo in discussione quello che è il principale obiettivo della stagione, che è la salvezza. Ti dicevo, forse questa è un po' la difficoltà cronica di questa squadra, di portarsi in vantaggio ma poi all'atto del dunque non riuscire a portare a casa i 3 punti. L'ultima sfida ha palesato un Lanciano brioso, brillante, anche da Versa ha riproposto qualcosa di diverso in attacco. Cerri, per esempio, titolare dopo ben 6 mesi, non c'era Gatto si è fatto male, col punto interrogativo la sua presenza sul derby, noie muscolari, non dovrebbe essere nulla di serio, domani avremo il responso del primo allenamento settimanale. La difesa sta reggendo, il centrocampo con Bacinovic sta girando, sabato ritornerà Grossi che ha dovuto subire questo turno di squalifica. Insomma, è un Lanciano che da Crotone, nella sfida con il Crotone, ha ritrovato quella brillantezza, quella lucidità che magari era mancata in altre circostanze. Allora Alessio, poi nel secondo collegamento parleremo dell'attesa dei tifosi, dei biglietti, le condizioni ambientali. Ti chiedo solo, questa è una curiosità un po' per tutti, come si prepara Lanciano a riaccogliere Marco Baroni? Guarda, io ti do un anticipo. Io con il mio collaboratore Marcello Ruggero abbiamo confezionato un servizio per Virtus Style che andrà in onda ieri. Domani sera alle 21. Sì, abbiamo posto 3 domande ai tifosi rossoneri, un campione piuttosto rappresentativo. Prima cosa, che cosa si aspettano dal derby? Seconda cosa, il pronostico. Terza cosa, l'accoglienza di Marco Baroni. A me ha sorpreso la risposta e ve la do, perché molti hanno detto che ci sarà totale indifferenza nei confronti di Marco Baroni, anzi alcune considerazioni mi hanno particolarmente sorpreso, come qualcuno ha ricordato, e questo poi lo sentiremo domani sera in diretta in Virtus Style, come Marco Baroni abbia fatto molto bene a Lanciano. Nel leggere i social network però c'è un apparato, un mondo certo, tra il dire e il fare, poi diverso, come esatto, si dice c'è di mezzo il mare. Quindi probabilmente dovremmo aspettare le 14:50 di sabato pomeriggio. Io personalmente non credo che sarà un'accoglienza gratificante per il mister, anche se io personalmente appunto dobbiamo riconoscere che con Baroni forse il Lanciano ha avuto quell'ulteriore spinta per consolidarsi anche in questo campionato di Serie B, quindi i meriti come persona, come allenatore, come tecnico e come professionalità portata a Lanciano vanno sicuramente riconosciuti. Va bene, a Marco grazie Baroni. Alessio, poi sentiremo anche Baroni cosa si aspetta da questa partita di Lanciano. Andrea Costantini, ci sono già i primi messaggi? Possiamo per leggere una detto finora? Possiamo leggere una prima tranche di messaggi con l'aiuto sempre di Maurizio Da Qui. Benvengano i playoff, ma con le regole strambe classificarsi ottavo vuol dire partire con un super handicap. Buonasera da Tony. Ecco, facciamo rispondere subito a Gianni Rosati e di Genatale. Piazzarsi ottavi, settimi significa già essere eliminati ai playoff? No, assolutamente. Io ho vinto l'unica volta un playoff da quinto, per cui Però da quinto significa su 5, fare no, non erano 8, quindi la partita secca su 5, ecco, la seconda, la terza, la sì, quarta, la quinta, sì. La abbiamo eliminato Ternana e Livorno che di fronte alla Fermese erano certo partire ottavo. Tu sei dello stesso avviso? Sono un po' diversi questi playoff, direttore, perché intanto la settima e l'ottava giocano fuori casa in gara secca e quindi andare a giocare ripescare è una meraviglia. Ma sì, devi vincere, sì, sì. Devi vincere fuori casa e cioè, basta. Non hai la partita di ritorno in casa.
È molto difficile, poi ovviamente... Certo, per le caratteristiche del Pescara, ma dipende anche da in casa. Dipende anche chi sono gli avversari, insomma. Insomma... Tu Dario come la pensi? Se si può arrivare sette qui sarebbe... questo è normale. Azzecchi deve cercare per forza la pezza. Leggiamo qualche altro messaggio, Andrea? Sì. Andiamo col prossimo, a Lanciano solo per i tre punti, hai capito Barò? Barò, questo... un francesismo. Intanto è finito il primo tempo a Chiavari, 0-0 tra Entel e Provercelli, meglio la Provercelli però. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, la messa in circolazione di volantini anonimi contro una società che comunque non ci ha mai fatto prendere un punto di penalizzazione e che seppur con errori al momento ci permette di stare in piena corsa per i playoff è qualcosa di vergognoso, ma andate allo stadio e sostenere i colori, immaginiamo. Sì, un altro e poi torniamo in studio. San Matteo, meno male San Matteo, ma continuare così non ci porterà ai playoff. Alla prestazione con il Modena, Federico, sì, era importante vincere, però adesso che si è sbloccata la squadra, cioè nessuna formazione va avanti senza giocare, cioè l'episodio ti può aiutare una volta, no? Sì, ma il Pescara è una squadra molto atipica, perché c'è un allenatore atipico. Il Pescara è una squadra che è stata capace di inanellare soltanto 4 o 5 partite buone con risultati positivi. Poi ha dimostrato un'alternanza di valori, di risultati, che lascia perplessi anche oggi. Però come diceva Rosati, sì, non è che questa Serie B offra spettacolo sugli altri campi. Questa Serie B è mediocre, appunto è ancora più grave la situazione, perché avendo dei giocatori buoni e avendo, come dice Rosati, ma io non sono manco tanto d'accordo, solo la difesa un po'... La fase difensiva, dice la lui. Fase difensiva un po' fiacca. Tu questo campionato lo dovevi dominare, tu hai fatto vedere a Bologna che potevi vincere, stavi 0-0 e nel secondo tempo potevi vincere la partita. Torniamo sempre al solito discorso. Ci sono state molte partite in cui potevi vincere. Però adesso concentriamoci sulle prossime sette. E adesso come sta la squadra? Come valori... Hai fiducia o no? Non lo so come sta, come perché lo fai non ti dà no, mai. Fiducia ce l'hanno tutti. Non ti dà mai. No, fiducia sul rendimento sì, della squadra. Ma sono capaci tutti, perché una squadra che fa quello che ha fatto a Carpi, una squadra che fa, ricordava lui, Bologna, e ci stanno altre prestazioni. E poi di colpo casca, fa quello che ha fatto, dici? È inutile che ricordiamo i vari episodi e che fiduce. Speriamo. Perché? No, devi sperare, la speranza è che non caschi ancora. Su queste sei partite pensi che Barone ritroverà anche recuperando Melchiorre, Bjarnason, adesso c'è questo problema dei tre, Brugman, Memusciai, sì, Selassie, tra l'altro Brugman ha subito un piccolo infortunio, non sappiamo fino a domani che non farà gli esami strumentali, non sappiamo neanche. Intanto ricordiamo che ha rinnovato fino al 2019, la scadenza sì, del 2016. Questo è un buon indizio sulla possibile cessione. Però bisognava farlo, no? Sì, assolutamente. Quindi Brugman in dubbio per Lanciano. Al momento, ovviamente, Bjarnason è ancora in dubbio perché oggi ha fatto solo terapie e palestra, quindi probabilmente potrebbe anche rivedersi la coppia Selassie, Memusciai e tornare al 4-4-2. Comunque, questo esperimento con Brugman dietro le punte ti è piaciuto? Poi lo chiediamo pure a Rosati. Mi è piaciuto abbastanza, fino a quando Brugman ne ha avuto qualcosa di buono si è visto, la squadra non ha rischiato tantissimo, a parte negli ultimissimi frangenti della partita, quindi io ho discusso anche con qualche amico prima Rosati e poi vengo da te. No, non sono d'accordo. No, non Brugman, ti è piaciuto lì? Quella parte del campo non ci può giocare. Lì poteva giocarsi casomai Pasquato in quel ruolo. Brugman lo vedo meglio in mezzo al campo, anche se preferisco su tutti i Memusciai perché è più concreto e più completo, e per come gioca il Pescara, se deve giocare 4-4-2, che per me non è il modulo giusto, perché soprattutto per Politano, che è un classico a tre, la stessa cosa, tre davanti, la stessa cosa per l'altro che dicevo, Caprari. Per Caprari io prediligo giocare nella metacampo avversaria, a differenza degli allenatori che stanno vincendo il campionato, classico lo perdo, però gioco nella metacampo avversaria. Nella mia metacampo non mi piace giocare, quindi giocherei sempre con tre attaccanti, però, due ali nel centro. Questo sistema con il 4-2-3-1 non vedi Brugman dietro la punta, tu? No. Tu Francesco?
Sì o no? Non mi è piaciuto. Piano, non sì mi ha detto no? La fretta. No, Andrea che mi sta mettendo sì, fretta. Sì, non mi piace nemmeno a me Brugman lì dietro alle punte. Non mi piace questa discussione continua 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. Perché? Perché questa è vabbè, stata alimentata no? Forse involontariamente o per i tanti dubbi che hanno caratterizzato dall'allenatore Baroni. E io sono d'accordo con lui, sarebbe splendido per le caratteristiche di alcuni giocatori 4-3-3, ma mi insegni tu che poi però gli devi dire qualcosa ai giocatori, perché a mettere questa squadra con Selassie, Brugman e Mushai e c'hai tre centrocampisti da favola, Politano a destra, un attaccante davanti e Melchiorri che non è detto che debba venire fino a qua giù in fondo nella propria difesa a fare la fase difensiva, ma qualche giocata, qualche schema, qualcosina glielo vuoi dire poi ai giocatori o no? Che è facile a dire no, gioco con 4-3 perché ne metto 3 davanti, 3 in mezzo e 4, poi non va bene, e perché non va bene? Perché vuol dire che non gli hai detto o no? Ha ragione? I tempi, io non ci sono nello stadio, non lo so se Comba, quando si parla di tattica se ha ragione lui da questo discorso. Dal discorso ha ragione, sì. Però io non discorso, so se dico. Non voglio dire, no, che il 4-3-3 si fa così. Sì, però sono i tempi di inserimento. Gesù, cioè, abbiamo visto i primi mesi di campionato che si è provato col 4-3-3. Orla, tu Dario che ti piaceva più il 4-3-3 giocare in un 4-3-3 o preferivi anche il 4-4-2? Io essendo la seconda punta ho sempre preferito il 4-4-2, 4-3 era molto dispendioso. Non ce la facevi? Sicuramente, sì. Giocando sulle fasce, non gliela facevo. Io un anno con Degli Rosso ho perso 6 mesi di vita, proprio i tagli 30-40 metri. È un sistema di gioco che in fase di non possesso bisogna rientrare con tutti e due gli esterni, l'attaccante, ti deve ricompattare bene. E poi in fase offensiva un pressing ultra offensivo, però è un sistema di gioco un po' complicato e ci vogliono le persone adatte. Però io da allenatore preferisco più il 4-2-3-1. Per concludere il discorso di Rosati, Oggi tu stai impostando il tuo lavoro sul 4-2-3-1? No, io sto a fare settore giovanile, io dico vedendo, però c'è davanti come idea. Melchiorri, Sansovini, l'altro attaccante, quindi giocando col 4-3 No, dicevo, tu allenatore le prime armi, cioè sì. Come idea che vorresti inculcare alle tue squadre prediligi più il 4-2-3-1, un 4-4-2. Poi dipende dai ragazzi che c'è a disposizione. Dalle qualità, esatto. Se tu non c'hai le due ali che fanno il 4 uomo, è inutile giocarci. Certo. Allora, Valerio De Carolis, c'è qualcosa dal portale oppure vogliamo poi e commentare altre situazioni? Dimmi tu, Valerio. Allora Enrico, ovviamente l'argomento del giorno sul nostro portale, soprattutto la notizia riportata, come hai detto tu, ad inizio trasmissione dei volantini riguardante Sebastiani, e faccio un piccolo assunto perché ne sono arrivati veramente tanti, perché devo dire c'è stato ancora unanime, cioè a favore del presidente. Magari se vuoi, se mi dai un secondo, te ne leggo qualcuno oppure cambiamo argomento, dimmi tu. No, facciamo una sintesi dei commenti, cioè hanno stigmatizzato ovviamente questo gesto. Assolutamente sì, il tempo di ritrovarlo Enrico, eccoci qua, perché tutti quanti hanno espresso solidarietà al presidente Daniele Sebastiani. Devo dire quasi nessuno ha apprezzato questo gesto. Vedo per esempio, mi viene in mente, mi dissocio, è vero, la gestione della società non ci piace, cioè dubbi del genere vengono, ma non è questo il modo di esternarle. Critica sì, assenza di critica no, ma questo è linciaggio no. Solidarietà a Sebastiani. Beh, d'altronde questi sono tifosi e quindi perfetta la sintesi sì. Del tifoso che ha scritto sì, questo critica, ultimo sì, però. Che ha letto, come si chiama? Allora, ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, dopo torneremo in studio, entreremo nel vivo di Lanciano Pescara. Poi nel calcio conta anche la scaramanzia e questa settimana il Pescara, come fece ai tempi di Zeman, prima della partita con il Modena, la società ha radunato la squadra e il tecnico Baroni, sono andati a cena alla Terrazza Verde, quel ristorante che portava fortuna nell'anno di Zeman, si sono ritrovati lì e quindi facciamo anche un complimento a Vincenzo della Terrazza Verde che ha portato fortuna. No, lì conta andarci una volta, e poi vale per sempre. Inizia la volata. Vabbè, però poi ci possiamo. Luca Azzurri lanciano la volata. Ho capito, ma andiamo. Hai capito il titolo? Ma l'avevo capito. Io infatti la prima volta letto Biancazzurri Lanciano. La volata non riuscivo a capire per farti contento. Grazie, Francesco. Ma non ci possiamo andare pure noi alla Terrazza Verde per Scaramanzino? No, dico si oppone. Si oppone Ma ci portiamo pure. Pubblicità. Pubblicità.
Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Allora, torniamo in diretta, tra poco andremo da, anzi andiamoci subito a Andrea Costantini per l'aggiornamento sul posticipo e rivediamo la classifica aggiornata. Andrea, come siamo messi? Sempre 0-0 a Chiavari, siamo all'undicesimo della ripresa, tra pochissimo inizierà anche il secondo tempo di Fiorentina-Verona, 0-0 anche al Franchi, quindi ancora un lunedì senza gol, sia per il posticipo di Serie A sia per quello di Serie B. Poi se vuoi abbiamo qualche altro messaggio, sì, già pronto, leggiamo 4-5 anche, okay, perché poi dobbiamo entrare nel vivo di Lanciano Pescara. Andiamo subito con Orlando, ci sarai messaggi sabato al Biondi, sì. Forza ragazzi, battiamo il Lanciano e conquistiamo i playoff, poi tutto può succedere. Avanti.
molta gente deve capire che una Serie B dignitosa è un patrimonio immenso. Certo, si può fare questo, quello, bla bla bla, tutto si può migliorare, ma difendiamo questa categoria, pensiamo solo a tifare questa splendida squadra e città. E penso che questo messaggio sia sempre riferito al discorso del manifesto anti distensivo, messaggio distensivo, esatto. Francesco, prossimo messaggio. Ma Brugman e Bjarnason sabato giocheranno, cosa si sa? Ma ecco, prima avete già parlato. Ricordiamo quello che ci ha detto Orlando, sono in dubbio tutte e due, no? Brugman domani farà dei controlli clinici per la contusione, la botta che ha preso oggi. Bjarnason oggi non si è allenato con la squadra e quindi credo che siano al momento tutti e due in dubbio. Ok, prossimo. Fuori casa giochiamo bene di solito, la Virtus è abituata a giocare a viso aperto, possiamo colpirli, sono fiducioso. Quindi si concentra. Ci possiamo fermare qui, Andrea. Prima Gianni Rosati ci parlava di Melchiorri, giocatore che conosci da anni. Sì. È lui proprio l'arma vincente di questa squadra. Beh, diciamo che l'attaccante che vede più la porta di tutti quanti ha una capacità nella corsa molto efficace. Nei primi metri non... spesso lui secondo me non ha fatto un gran settore giovanile, poi però ha cresciuto il ragazzo molto bene, cioè, e riesce a superare l'uomo, poi è sempre decisivo sotto rete. Non Pettinari invece come è andato? Beh, Pettinari non è quello visto, è molto più forte di quello, lui ha delle qualità, sia scatto che velocità, cioè è un buon giocatore. Direi questo ragazzo negli ultimi due anni sei un po' perso, forse andando in prestito perché va di qua e di là, però le qualità ce le ha. Orlando, sulla prestazione di Pettinari? A me Pettinari non dispiace tantissimo, fin dal debutto con il Cittadella ho pensato che sia stato un buon acquisto. Ovviamente per gli attaccanti, direttore, penso che sia d'accordo, la fiducia, il certo. Primo gol, Dario, certo. Anche certo. A te chiedo un contributo. No? Se avesse fatto quel gol, la prima azione che ha avuto all'esordio con il Cittadella in casa, ebbe una palla gol. Però lì, come diceva prima Dario, dipende sempre dalla testa, cioè se tu sei convinto, alla fine il posto te lo conquisti. Se no? Tu lo fai giocare un pochettino sì, di più. Però tu devi dare modo all'allenatore. Va bene, no? Simo, la finita, guarda, Pettinari in allenamento pensa... è il peggio. No, dico Pettinari. Ma un altro, questo cambia tutte le volte. No, io ripenso sempre all'annata di Zeman in cui debuttò per caso Immobile la prima giornata a Verona, fece gol e per maniera il campionato finì alla prima giornata perché Immobile ha segnato per 30 Dario, giornate. Tu quando arrivaste a Pescara non avevi ovviamente il posto assicurato, no? Intanto chi ti ha voluto qui a Pescara? Io ho avuto il grande direttore sportivo Iaconi, ma io arrivai, siccome c'era l'allenatore lì, c'era... Rumignani, era sì. Sempre per il pareggio un punto, quindi a me mi ha ripreso come rincalzo per la panchina, ma io arrivai qui anche fui accolto con molte critiche, ma giustamente per la piazza che era importata per Pescara con Borgonovo cioè ti criticarono appena arrivato? Sì, giustamente, cioè, una piazza come Pescara possiamo prendere un ragazzo, veniva da Giuliano Sambretta, Avellino, sono alto 1,68, non avevo un grosso passato, giustamente il pubblico si sentiva un po'. Allora intanto la regia ci fa rivedere i tuoi gol con la maglia del Pescara perché poi sei diventato però dopo sei diventato un beniamino. Se uno ha le cose sotto, gli attributi, le mostra in campo e si conquista la maglia titolare. Oh, dei tanti gol, ecco, questa, di qui con la maglia numero... Questo è il mio primo, la prima partita con il debutto in casa con Lucchese, 3-1 in casa per Demo. Maglia numero 11. Artistico. È una bella squadra quella, sì, sì, eh. Era un'altra stoffa i calciatori, no? C'erano attaccanti anche... Sì, sì. Molto competitivi. Però se uno pensava, venga a Pescara, trovo tutti questi giocatori, non potevo neanche arrivare a Pescara. E lì come hai fatto? Hai sentito la fiducia di Rumignani? No, che fiducia? Lì alla mia occasione, quando ti capita uno o due palle gol, devi fare gol e metti in difficoltà l'allenatore. Perché poi per male le squadre erano sempre quelle. Questo gol solo tu potevi farlo. Questo in casa, campo squalificato a Pescara, Giulianova. Il sogno dei sogni, era a casa mia. Vabbè, questo era facile. Questa era facile, quest'altro era un po' facile, più. Ma si trova sempre a punto giusto. Dopo è tutto facile. Il più bello è quello rovesciato. Ecco, tra poco vedremo questo gran gol. Questa tripletta con l'Ancona. Tripletta con l'Ancona. Sì, poteva fare anche il quarto gol. Questo è il gol più bello? Sì, diciamo. Non ero uno molto tecnico, però quella partita lì andava tutto bene. Quindi tu dopo poco tempo, insomma, hai conquistato... No, ebbi la fortuna che a fine ottobre
subentrò la regola dei tre punti, quindi presero il Pescara, prese Cibiglia Olivieri, presero Oddo, presero l'allenatore Oddo, quindi sì, era molto più offensivo e mi diede la possibilità anche di test segnato ad Andria. Sì, insomma, di questi gol, quali ricordi? Qual è stato il più importante? No, sono tutti belli, per me il gol è come la bella donna, sono tutti belli. Tutti belli? No. Quando la butti dentro, Henry, sono tutti belli. Tu sai che hai lasciato un gran ricordo tra i tifosi del Pescara, ancora oggi, quando vai in giro. Mi fa piacere, significa ho dato tanto e anche il pubblico Pescara mi ha dato tanto. Io, essendo abito a 20 km, quindi per me Pescara era un sogno, vivere l'Adriatico dentro per me era un'emozione. A me la partita iniziava dal martedì, quindi arrivava la domenica. Ecco, continuando a vedere i tuoi gol, forse manca un po' quel senso di appartenenza a molti giocatori in generale di oggi, ma soprattutto a Pescara. Il locale c'ha una marcia in più in confronto a quello che viene da fuori, c'è proprio un altro passo, te lo senti dentro proprio. Ecco, senso di appartenenza che però hanno i vari Sansovini, Gessa, forse anche... Loro hanno sposato la causa, infatti vivono, hanno chi ha preso lo stabilimento, quindi... Sì. Hanno una marcia in più, Francesco, hanno però qualcosa... Però ne hai fatti diversi di gol, ne hai fatti diversi. 25. 25. Un rigore soltanto. C'era anche un coro, no, per te, qui dalla curva. C'era un coro, questa è una cosa che adesso non si fa. Federico, di Gian Natale te lo ricordi, sì, era no, bravino. Non ci stava in Serie A, quel periodo non ci stava. Quando ci stava lui non ci stava. Torino, leggevo e seguivo attentamente le cronache del Pescara, però... Però quello che dice è vero, cioè manca un po' l'attaccamento alla maglia. Ma questo ormai è scomparso da tutte le parti, anche se devo dire che se voi andate a guardare le grandi squadre, tipo la Juventus, tanto per fare... Sì. Un nome, c'è sempre un giocatore che è di Torino. Se voi guardate la Juventus con attenzione, giochi sempre, adesso c'è Marchisi che gioca sempre, è proprio di Torino. Poi nella storia c'è stato sempre un giocatore di Torino. Pure l'Inter c'è. Noi ce l'abbiamo qui a Pescara, però non li fanno giocare i giovani, quindi... Anche l'Udinese. L'Udinese sono tutti gli Udine. Bravo, sì. Sono anche tutti a Udine. L'Inter sono, credo che siano... Però il calcio sta andando verso il ritorno nei settori giovanili. Quella può essere la salvezza del calcio italiano. Sempre. Il Milan sta sulla buona strada. Di tutte le società deve essere la salvezza del settore giovanile. Senza il settore giovanile è come c'è una grande macchina senza la benzina. Quindi Dario, voi state lavorando anche per questo, per il futuro di questa società. Sì, quest'anno, come gli altri anni, il nostro fior all'occhiello sono stati tutti questi ragazzi portati dalla destro giovanile, da Oddo, Grosso Lavoro, Selasi, vari Vitturini. Sì, poi c'è questo Torreira che non fa mai le soldi, no? Speriamo per noi, per il settore giovanile, che possa fare il debutto e dimostrare il proprio valore. Per me sfondi una porta aperta, come diceva il direttore, era il serbatoio di una società a far giocare i giovani. C'è anche un gran centravanti, Monni avete la squadra prima. L'abbiamo preso dal Torino, sta non so, in comproprietà. È in prestito. Però con questa rosa così ampia, ritorniamo sempre al solito discorso, Baroni si trova in difficoltà, no? Ma quale difficoltà? No, nel senso di far giocare prima i suoi elementi. Si trova elementi. In difficoltà, io lo chiedo a uno. Se ha 30 titolari, in difficoltà è quando non hai giocatore. In difficoltà no, è quando non capisci niente. Ma che me ne frega? Questo me. Non l'ho detto. Lo dico io. Lo dico calcisticamente, parliamo di calcio, mica parliamo della persona. Ci mancherebbe altro, qua quando ti pina una querela. E chiedo scusa, in difficoltà in che senso? In difficoltà nel senso che con una rosa ampia, e lo ridico per l'ottantesima volta, gioca Vitturini perché è costretto a farlo giocare, Vitturini gioca bene, dopodiché fa fagotto, bluff, e l'ha gittato in qualche posto. Vi sembra normale? Allora, puntiamo l'obiettivo su Lanciano. Puntiamo l'obiettivo, rispondi tu, bravo. Rosati è presente sia al Biondi sia all'Adriatico. È una partita molto difficile per il Pescara, a prescindere adesso dal colore. Sì, è difficile perché è un derby, perché è sentita, perché il Lanciano c'ha questo gioco, sempre quello da 3 anni, quindi cambia poco e i meccanismi sono già ben oleati. Però c'è anche da dire però che come organico il Pescara ha un organico diverso dal Lanciano. Come sarà accolto Baroni a Lanciano, Orlando? Io immagino che qualche fischio probabilmente per il mister ci sarà, purtroppo la sua separazione dal Lanciano insomma non è stata indolore, poi il fatto che sia passato a Pescara, quindi in una società cugina ma direttamente rivale, ovviamente pesa su... Più che il passaggio al Pescara, che ovviamente pesa, come hai detto tu, secondo me gli rimproverano...
almeno da quello che si è capito lo scorso anno, la mancata conquista dei playoff. Sì, però ovviamente si arresta il buon campionato dello scorso anno, però il Pescara non ci dimentichiamo che è stato per tantissimi mesi in zona playoff, nella parte del Lanciano. Del Lanciano, e l'anno scorso è il Lanciano sul finire della stagione. Seguivi anche l'anno scorso il Lanciano, Gianni? Per due punti, ma ebbe una fase. È stata colpa di Baroni o no? No, a mio avviso no. Probabilmente l'anno scorso è stato invece colpa di un organico ridotto, perché il Lanciano ha un organico abbastanza ridotto. Adesso, per quello che ho visto io. Quindi la parentesi Lanciano è stata positiva con Baroni, no? Sì, è stata positiva. Ma infatti nessuno si ricorda che nel girone d'andata del Lanciano si è parlato in tutta Europa come fenomeno del calcio italiano, quando era primo in classifica per 10 giornate, certo, forse. Certo. Andiamo a sentire Baroni, l'intervista è stata realizzata però sabato, su questa partita di Lanciano, cosa si aspetta, anzi lui la sta prendendo con molta filosofia, giustamente, non vuole creare tensione. Sentiamo l'allenatore del Pescara. Adesso stacchiamo un paio di giorni perché c'è un paio di giorni, un giorno, perché c'è da preparare una partita importante e difficile, perché io conosco l'ambiente, conosco la squadra, so che loro sanno preparare queste gare, quindi ora ci sarà il tempo per vedere come andremo in campo. Cosa si aspetta come reazione, come accoglienza Baroni dai tifosi del Lanciano? No, questo non voglio. Io, come ho detto prima anche a Sky, Io a me piace comunque nella vita essere anche riconoscente, quindi io lo sono con tutti perché mi hanno dato la possibilità di esordire in Serie B e porto dentro questo. Poi lo sapete, nel calcio quando arrivi da avversario è tutto un'altra cosa. Insomma, sono scontati i fischi nei tuoi riguardi? Consideri scontati? Molto probabilmente sì, vabbè, ma fa parte del gioco. In questo momento noi sappiamo che è una partita difficile, però, come ho detto prima, alza a tutti un po' la responsabilità perché è un derby, certo. Però ho trovato di due squadre che stanno facendo benissimo, quindi dobbiamo anche onorarlo sotto tutto il punto di vista. I playoff sono l'obiettivo del Pescara a questo punto? Non ti sei mai portato? Noi ci crediamo, io l'ho detto ai ragazzi, in questo momento è chiaro che dobbiamo ma crederci, non dirlo. E dobbiamo farlo credendoci e facendo delle prestazioni così. Insomma, Baroni è pronto a tornare al Biondi di Lanciano, è riconoscente verso la società che lo ha fatto esordire anche nel campionato di Serie B. Tu, Federico, invece del campionato dello scorso anno, cosa ci dici di Baroni a Lanciano? Poteva fare di più? Nelle ultime partite si è perso, speriamo che si prenda la rivincita col Pescara e non si perde come si è perduto a Lanciano, anzi a Lanciano proprio per la fase finale ce l'hanno un po' con lui, cioè si sono un po' risentiti. Ma forse più della separazione? No, proprio contestato. Vabbè, dopo lo chiederemo ad Alessio Giacchetti. L'avvocato del Lanciano che mi ha convitato proprio, viene al mare qua a Silvi. Vabbè, tu per i bilanci chiami il banchiere, per Lanciano chiami l'avvocato. Hai tutti i punti di riferimento. Mi ha convitato che le ultime fasi. Vabbè. È un fare il dirigente, insomma. Allora, c'è subito una prima telefonata. Pronto TV6? Pronto? Pronto, buonasera Enrico, sono Nella Grossi. Buonasera Nella, salve. Saluto tutti gli ospiti, in modo particolare un abbraccio a Dario di Giannatale che ricordiamo con tanto affetto. Presidente del Club Donne Biancazzurre. I gol. Hai visto quanti ne ha fatti di gol? Mica ce li ricordavamo così tanti. Ce ne ricordiamo tutti, è indimenticabile, un indimenticabile, complimenti. Grazie Nella, belle feste facevate, baci, abbracci, belle donne. Senti, poi io volevo intervenire su quella questione dei volantini, una cosa veramente di cattivo gusto, sì. Addirittura anonimo, almeno uno mettesse la firma, vabbè. Comunque in un momento così delicato per il campionato, un momento cruciale del campionato, alla vigilia di una partita così importante,
far uscire certe diffamazioni contro la società, contro il presidente, contro tutti, non mi sembra una cosa di buon gusto. Anzi, ma non è che ci siano momenti opportuni o non opportuni, proprio questi non dovrebbero esistere, volantini del genere, a prescindere dalla settimana del derby. Ma intanto, soprattutto in questo momento così, così importante per il campionato, che sta anche buttare tanto veleno sul presidente, non mi sembra una cosa proprio opportuna, perlomeno è la cosa di tutti. Come vi state preparando per il derby, Nella? Niente, noi facciamo, abbiamo fatto già la richiesta per i biglietti, noi sì. Andremo in trasferta nel settore ospiti come abbiamo fatto altre volte. Sì. Ecco, diciamo subito che saranno 1234 i biglietti a disposizione per i tifosi del Pescara, oggi lo primo stock di 300 biglietti è andato ovviamente esaurito, si continuerà domani sempre presso il bar Royal in via Davalos. Dicevi, Nella? Perciò noi siamo già pronti ad andare a Lanciano, come siamo stati a Frosinone e così altre parti, diciamo, invitiamo tutte le tifoserie a stringerci intorno alla squadra, perché è un momento delicato e dobbiamo essere vicini, perché come ha detto quel signore precedente su un messaggio che ha mandato, pescare è una cosa di tutto, un patrimonio di noi tutti pescaresi, e non dobbiamo rovinarlo. Grazie Nella, grazie. Adesso andiamo grazie a Lanciano da Alessio Giancristoforo, perché Alessio, torniamo da te, e qui si discuteva sul fatto qualcuno a Lanciano ci è rimasto male per come è finito quel campionato o per il fatto del divorzio che c'è stato tra Baroni e la società? Io credo, Enrico, che sulla bilancia vadano messe tutte e due le cose. Prima Orlando ricordava un dato importante. Il Lanciano ha condotto un sesto del campionato la passata stagione a guardare tutti dall'alto verso il basso. Un dato importante, storico per Lanciano, ed è vero, forse lì va dato il merito a Marco Baroni, che la sua squadra ha fatto parlare di Lanciano del comprensorio in tutta Europa. È vero poi che però questo non è un dato nascosto, celato, e Gaetano Vastola ne è la prova provata con quel post su Facebook quando Baroni si accasò a Pescara, che insomma disse: avevamo una Ferrari, però in qualche modo il pilota non era eccellente. Sì, sì. Questa era una perifrasi per dire. Quella è stata forse la frase che ha scatenato un po'. Ha scatenato un po' queste polemiche. Che qualcosa non andasse nel finale lo avevamo in qualche modo intuito. Forse una sconfitta in casa con il Modena, con Baroni che si è presentato un'ora e mezza dopo la fine della partita. Il Lanciano perse 3-1 alla stampa con l'ipotesi paventata di andare addirittura ad un ritiro con una squadra alla quale si chiedeva la salvezza, però insomma stava succedendo qualcosa di innegabilmente serio negli spogliatoi. Poi queste ultime gare, mi sembra le ultime 5 o 6, il Lanciano non riuscì a vincere ed era lì per arrivare ai playoff. Insomma, tutte questi due aspetti, cioè una spaccatura evidentemente netta all'interno dello spogliatoio. E poi questa decisione di Marco Baroni, anche se io, fammelo dire, credo che Marco Baroni sia stato in qualche modo anche indotto a cambiare aria per quello che stava succedendo. Questa è una mia personalissima considerazione. Vabbè, comunque l'importante è che i rapporti siano rimasti buoni, perché lo stesso Baroni ha detto: sono sempre riconoscente alla famiglia Maio che mi ha fatto esordire in Serie B, e quindi poi nel calcio le strade si possono dividere, ma sì, è importante restare sempre in buoni rapporti. Adesso sì, allora sì, ti chiedo, c'è molto atteso ovviamente sia Lanciano sia a Pescara, ci sarà il tutto esaurito, sì? Sì, allora ti do il dato ufficiale che ci ha comunicato poco fa Franco Di Bucchianico del Bar Micolucci, che è la rivendita autorizzata. Ti leggo testualmente il messaggio che mi ha inviato: curva sud e distinti esaurite, tribune centrali e centralissime, ancora una dozzina di poltrone libere, mentre una cinquantina i posti disponibili in tribuna laterale. Questa è la fonte del Bar Micolucci alle 21.03, il dato, quindi si perfetto, va verso il sold out. Insomma, si è iniziata a vivere questa settimana.
Poi... E speriamo sempre che sia una giornata di festa per tutti. Ovviamente Alessio, questa trasmissione è in chiave bianco-azzurra, la trasmissione di domani è in chiave rossonera, quindi diamo appuntamento alle ore 21 domani sera con... Virtus Style, e io invito te e tutti gli ospiti che sicuramente verrete sabato a Lanciano in segno di amicizia, di affetto, ma soprattutto di stima, a vederci anche un attimino prima del derby. Ma ci mancherebbe. Mia, ci mancherebbe, il caffè lo pago io. Con molto grazie piacere. Alessio, grazie per questo grazie contributo, buon lavoro e bocca al lupo per la trasmissione di domani. Grazie Dario, che partita ti aspetti sabato al Biondi? È una partita molto dura per entrambe le squadre. Io sicuramente spero che vinca il Pescara, però sarà una partita molto difficile, perché chi vince... Ecco, il Lanciano ha ancora il dente avvelenato per la partita dell'andata, perché quella vittoria sfumata negli ultimissimi minuti grida un po' vendetta, no? La ricordi? Sì, Gianni? Però è stato il gol del vantaggio è stato casuale, non è stato un'azione... Però giocò meglio il Lanciano quella sì, gara. Sì, inizialmente, poi durante... Il proseguo non molto, secondo me. Orlando, sei d'accordo? Sì, secondo me alla fine per il forcing finale del Pescara in quella partita il pareggio fu un risultato abbastanza giusto e corrispondente. Però grazie al jolly di Melchiorri riuscimmo a pareggiare. Sì, sì. Beh, i jolly di Melchiorri quest'anno sono diversi. Beh, ma anche loro grazie al jolly di Piccolo, perché sì. Se Piccolo non salta l'uomo questo che sì. Saltava però come prestazione fu migliore. Che saltava matematicamente tutte le volte. Forse lì si poteva prendere qualche... Adesso, stando ai numeri della classifica, questo derby è veramente difficile da decifrare, perché il Lanciano buono. Ha vinto parecchie volte buono. In casa, 8 volte, mentre il Pescara è una delle squadre che vince di più fuori casa, 7 volte finora, quindi... Mal di testa. C'hai mal di testa, Francesco? No, allora, andiamo in pubblicità, ti porto una pillolina e poi andiamo a chiudere la trasmissione. E poi ritorniamo okay. Tra lui a tra poco, a tra poco. No, perché ad un assist è partito. Quello... Poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo in via De Gasperi 45 e a Montesilvano in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis,
085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ancora un quarto d'ora di trasmissione. Gianni, ovviamente io la domanda te la devo fare perché il tuo nome è Pescara. Prego. È sempre il nome ricordato con tanto affetto e tanto piacere, ma di Tom Rosati non ce ne sono più nel calcio italiano. Beh, il calcio è cambiato. Mio zio probabilmente i primi che avrebbe messo la porta sarebbero stati procuratori, non entrava neanche uno. Perché lui, ma non solo per quello. Il rapporto ce l'aveva direttamente con i calciatori. Lui si spogliava insieme alla squadra, non andava nello spogliatoio dell'arbitro dove erano tutti. Senti, tu quando lui faceva quei miracoli a Pescara lo seguivi, eri diventato un tifoso, no? Anche di Tom e di Franco poi. Franco mi è più vicino come età, Franco l'ho detto già ancora, che è mio fratello maggiore. Mio zio Tom era quello che ti incuteva anche un certo timore, anche se io da bambino ero il suo pupillo perché ero il primo nipote e lui abitava con mio padre e mia madre appena sposati. Quindi mi ha viziato, ma... E anche con i giornalisti, tipo Federico, non era tenero, no? Tom, mi telefonavo una mattina alle 5. Beh, a Latina una volta so che lo ha ringraziato perché ha passato la palla indietro Federico. Cioè, raccontaci, che è successo? A Latina. Ma il giorno della promozione? Il giorno della promozione. Promozione di Latina, ci fu una punizione in favore del Latina. Sì. Dove giocava Alto Belli, io stavo lì ai bordi del campo, mi arrivò la palla alla vicina e gli detto un calcio che finì, l'intenzione era mandare lontano, però finì sui piedi del giocatore del Latina, il quale si affrettò a tirare il palo. Tom sta vicino alla panchina e mi trova, aspetta, mo pure tu ti ci metti. Magari avere tanti Tom Rosati in questo calcio, Francesco? Grande personaggio. Oh, Tom Rosati, non vi dimenticate che ha iniziato nel Teramo. Lo so. Vabbè, poi la storia ci dice anche che per risparmiare quei dirigenti dice vabbè, ormai siamo salvi. Oh, Tom, amici come prima, e poi il Teramo non si salvò perché. E tu c'è un episodio anche Pescara Teramo, quel gol di Franco Rosati. Lo dicevo prima la trasmissione a lui. Vabbè. Quando mi sono rincontrato dopo tanti anni con Franco al mare insieme a te ad altri amici, mo te lo dico da questo, come in dialetto, ma qui possiamo parlare anche... Era gol quella. Non cominci, dici che era gol, Franco, ma quale gol? Che gol? Dov'è era gol? L'arbitro Lobello. Lobello Rosario. Piccolino. Rosario, sì. Te lo ricordi Gianni? Sì. Tom allora. È stato un grande uomo,
di grandi tempi, personaggi, ma oltre a Tom e Franco anche Armando migliori... Rosati, che è stato un po' dietro le quinte, però è un esperto di calcio. Però vogliamo l'occasione per Tom, oltre che un grande allenatore, secondo me è stato un grande uomo in tempi molto migliori di quelli di oggi. Questioni di punti di vista. E qui è una carenza di Pescara che non ha fatto nulla per ricordare Tom Rosati allo Stadio Adriatico, no? Almeno. Sì, sì, secondo me nella storia del Pescara questo personaggio si è un po' per le, soprattutto per le generazioni attuali, io mi ci aggiungo perché la mia esperienza personale da prima da tifoso è iniziata già dopo l'era di Tom Rosati, quindi nella seconda, quando è iniziata l'era di Galeone, quindi tutti quelli che hanno la mia età non hanno avuto modo di apprezzare, non hanno, a parte qualche libro, qualche strumento, insomma così, non hanno modo di ricordare ogni volta che vanno allo stadio una figura così importante. È stato uno dei grandi allenatori e dei grandi nomi della storia del Pescara. Allora, Valerio De Carolis, dalla redazione di forzapescara.com, hai qualche chicca? Allora, ti leggo questo commento, Enrico. Fafigno dice: Baroni resta un allenatore da 5,5. Per me non merita la sufficienza nemmeno se ci porti in A dalla finestra dell'ottavo posto. La piazza non può entusiasmarsi per 6 vittorie in casa su 18 e dopo 3 anni disastrosi. Forza Pescara sempre e a prescindere dalla categoria. Poi Enrico, magari ti voglio lanciare una piccola provocazione, anche so che chiuderai in ottica Lanciano Pescara, perché avendo la fortuna di collaborare con forzapescara.com, che è il portale dei tifosi biancazzurri, ti dico che Lanciano Pescara, Pescara Lanciano, se si gioca l'Adriatico al Biondi, non è sentito dai tifosi come un derby. Il derby, lo dicono spesso sul portale, è il derby dell'Adriatico, quello tra San Benedettese e Pescara, ma sicuramente non è un derby Lanciano Pescara. Si arrabbiano molto spesso quando, ecco, nei salotti, nei giornali si parla di derby. Per i tifosi Lanciano Pescara non è assolutamente un derby. Grazie Valerio. Vabbè, ognuno poi la pensa come vuole. Si parla di derby perché sono due squadre della stessa regione, è logico che Pescara Chieti o Chieti Lanciano è più sentito. Teramo Lanciano è un derby, ma il derby è Teramo Giulianova. Sono quelle partite. E Dario ne sa qualcosa di Teramo Giulianova, no? Com'è? Non ho capito. Dario ne sa qualcosa di derby Teramo Giulianova. Come non lo sa? Qualcuno l'ho fatto. Una volta è vero che ho rovinato una festa al Teramo con il tuo Giulianova. Sì, vincemmo 1-0, era il 22 e il 23 dicembre. Bella esperienza. Fare il gol ai cugini per attaccare pure un giudice come me. Andrea, l'ultima raffica di messaggi. Andiamo con una rafficona di messaggi. Intanto sempre 0-0 a Firenze e a Chiavari. Buonasera Enrico. Chi mi sa dare una risposta da parecchie partite? Il tabellone è spento, grazie. Vediamo. Questa è una bella risposta. Adesso pensiamo un attimo come risponde. Con il grande Dario, con questo organico, il Pescara sarebbe stato al posto del Carpi. Meditate, gente, meditate. Avanti. Te manca di Giannatale per essere pari con il Carpi? Pescara gli attaccanti buoni ce l'ha. Bravo Dario. Come è andata la prima giornata di prevendita per la partita di sabato? Scorreva e ci sono stati problemi? Quanti biglietti venduti nel settore ospiti? Ecco, l'abbiamo detto prima, oggi ce n'erano 300 a disposizione, 300 sono stati venduti fino ad arrivare a 1234, fino a mercoledì però soltanto gli abbonati potranno acquistare i biglietti. Ok, vediamo il prossimo. Da quando si possono acquistare i biglietti nel settore ospiti di Lanciano per i non abbonati? Da oggi. Da giovedì mattina. Da giovedì mattina. Poi, prossimo messaggio. Buonasera, ma come si fa a contestare sempre questa società che nonostante tutto i sacrifici fanno calcio e sempre a sindacare pure sui bilanci? Purtroppo molti tifosi non si rendono minimamente conto di quante spese una società di calcio, con pure tutto il settore giovanile, debba sostenere: stipendi, oneri, contribuzione, staff tecnico dirigenziale, viaggi, logistica, foresteria, eccetera. Ma fate solo i tifosi, Mirko. Avanti. Questo mi sembra un messaggio intelligente, di fare solo i tifosi, soprattutto il tifoso deve fare il tifoso. Baroni ci porterà ai playoff nonostante le critiche lo accompagnano da inizio stagione. Avanti. Capito Federico, Baroni ci porterà ai playoff. Ma io sarei il primo ad applaudirlo, cioè, non è che siamo contrari ad andare ai playoff. Io l'applaudo Baroni ai playoff, diventa un allenatore vero se porta il Pescara ai playoff. Finora... Di Natale, ti ricordi il gol che ti mangiasti a Verona? Al ritorno ho fatto i 500 km più brutti della mia vita. Te lo ricordi Dario? Mi ricordo, però purtroppo anche i grandi sbagliano. Bravo Dario. Grande Dario.
prossimo. Grande di Gian Natale, che bei ricordi a rivedere i tuoi gol. Grazie Dario per l'amore e l'impegno che hai dato per la maglia biancazzurra, cosa non più comune, riscrive Mirko. Ancora un saluto al grande bomber Dario di Gian Natale dal bar Mary di Pineto, Gianfranco Lupescarese. A te, questo Enrico. Bar Mary di Pineto? Intanto mi ci fermo col treno quando vengo a fare l'allarme. Ah, ecco perché ti salutano. Sì. Possiamo finire qui? E tra pochissimo, Enrico, altri 3-4 messaggi. Non abbiamo risposto sul tabellone, ma questo è un problema dell'amministrazione che va avanti. Qualche esponente del comune avremo una risposta. Allora, loro avranno sicuro una giustificazione, mi ci mancherebbe altro. Beh, dopo la pioggia di novembre si è spento definitivamente. Comunque. È una questione di fili, è una questione di fili, di fili. Allora, mentre Andrea carica gli ultimi messaggi, Rosati, tornerai nel calcio tra poco perché tu hai avuto tante esperienze, il Genoa a grandissimi livelli, quella è stata la tappa più importante con Massimo Mauro presidente. Tu sei anche amico di Massimo Mauro, giochi a golf con lui o no? No, io non gioco a golf, lui tra l'altro gioca molto meglio a tennis che a golf, io gioco a tennis ma abbiamo fatto solo una partita con Neri Marco Re ultimamente a Porto San Gelpidio. Senti, tornerà nel calcio anche Mauro? Quindi lascia la Sky? Passerai tu al posto suo a Sky, no? Cioè adesso con questa notizia andiamo a Sky, mi volete mettere proprio nel catino voi? Io penso che lui rientrerà nel calcio, ok? Punto. Oh, se ti chiedo qual è il miglior allenatore della Serie B, mi rispondi? Stellone. Stellone del Frosinone? Perché con una squadra di calciatori, diciamo, di categoria... Sì. Di categoria. Sta attuando un bel calcio, sta giocando molto bene, anche se a Pescara quel giorno non fece molto bene, il Frosinone perse 3-0 e anche in modo così blando ha giocato in maniera, però io l'ho visto più volte e l'ho visto anche a Lanciano dove ha vinto 5-2 o 4-2, una roba del genere. 5-2. E l'ho visto a Terni, la squadra gioca molto bene, questo ragazzo è... Lo vuole Torino per l'anno prossimo, vero? Posto di Ventura forse? Se va via Ventura. Diciamo che... Vabbè, l'alzer delle panchine. Io avevo letto anche il Palermo. Cioè, il ragazzo si vede che è 2 anni che fa l'allenatore, probabilmente un campionato l'ha già vinto e uno rischia di arrivare secondo. Se non arriva secondo, arriva terzo. Ecco, oggi su un sito a Pescara è uscito già il nome per il prossimo anno sulla panchina del Pescara. Si parla di Drago, del Crotone. Andrà poi. Federico, hai già stato? No, l'anno scorso. Un'altra volta. L'anno scorso si erano battute. Un sito l'ha riportato. Se ne parlava già l'estate scorsa. Non è allenatore malvagio, però se dovesse retrocedere, insomma. Ma il Crotone si salva. Comunque, dando uno sguardo alla classifica, Dario, il Pescara su chi deve fare la corsa? C'è una squadra in particolare? Oppure su se stesso. Però allo stato attuale, vabbè, Vicenza e Bologna si contendono il secondo posto. Come può essere questa griglia fra qualche settimana? Speriamo, ecco, tra i 50 a posto del Perugia. Diciamo. Pescara degli scontri diretti, sì, dopo Lanciano, Avellino, la trasferta Perugia, di Avellino, il Perugia in casa e poi l'ultima il Lino. Non ha un buon calendario, diciamo. Ha ragione, sì, martedì. Ha ragione di Gian Natale, deve fare la corsa su se stesso, più ne vince meglio è il Pescara, che a oggi, come hai ricordato tu, dicono che con 11 punti si va ai playoff. E a 3 punti dal Perugia, che è quinto in classifica, l'anno che sarebbe sì, la prima la meglio classificata, sì, del primo turno. Dicevi, scorso i playoff a 62 punti fu il Siena, ottava classificata. Quindi a 62 dovrebbe essere garantito un posto nei playoff. Quante giornate mancano? 6. 6 per 6. Però c'è 3 scontri forti, Perugia, Avellino e... Lanciano. Poi anche l'ultimo in casa con meglio, il Livorno. Meglio perché dipende da te, se sei capace. L'ultima trasferta a Varese lì potrebbe essere abbordabile, però vista anche la partita di ieri con l'Avellino, nulla è scontato, no Gianni? Beh, io penso che se giocavano sabato l'Avellino vinceva. Perché? C'erano le porte, ieri non c'era. Perché non lo so, però. No, quando penso questo. Perché c'è una reazione. Una reazione, hanno ospitato i tifosi. Insomma, secondo te Gianni ce la farà il Pescara entrare nei playoff? Io penso di sì. Penso sicuramente. E chi uscirà da queste squadre? Penso il Livorno rischia di uscire perché è molto. Nonostante Panucci in panchina.
Sì, vabbè, ma c'è la delusione dell'annata. Il Livorno è un'altra squadra che doveva, con l'organico che ha, doveva stare al secondo e terzo posto. Cioè, in una ipotetica classifica dove il Carpi era decimo. Tra Vicenza e Bologna chi andrà in A? Il Frosinone. No, tra Vicenza e Bologna il Frosinone va diretta in A. Secondo posto. Sì. Tu Federico che dici? Ma io dico alla fine il Bologna ci va, e ci va col Carpi, ci va il Bologna direttamente. Tu Francesca, poi... sei giornata alla fine, secondo posto? Dico, lo posso dire come sì. Mi viene in mente. Evitiamo di fare stronzate a Lanciano. No, no, dico se per no, il lunedì secondo... prossimo, no, se no, dico... l'ho capito, lo so. Secondo posto. Per no. Il secondo posto. Ma io stavo pensando, capito, a Pescara. Per il secondo posto. Sì. Non me ne frega niente, perché tanto il Pescara non credo. Vabbè, tra Bologna e Vicenza. Secondo lui dice Frosinone. Secondo me il Bologna, perché prima o poi due o tre partite buone lo dovrà Dario Giannatale, secondo... per il blasone, la spinta che darà il pubblico. Bologna. Merita attualmente il Frosinone e il Vicenza, però il Bologna. Orlando? Secondo me la favorita resta ancora il Bologna. Invece Rosa dice Frosinone. Andrea, li abbiamo gli ultimi due o tre messaggi? Siamo, li abbiamo intanto finale a Chiavari 0-0, sì. Partita con pochissimi sussulti, possiamo vedere. La Fiorentina cosa fa invece? Sempre 0-0 a 5 minuti dalla fine. Forza tutti a Lanciano, andate a fare il biglietto e poi tutti con sciarpe e bandiere, coloriamo di bianco azzurro il biondi. Il prossimo è interessante. La grinta del grande di Francesco durante la trasmissione è poca cosa di fronte a quella messa in campo davanti alle prelibatezze del ristorante Il Bondo. È vero, firmo subito. Il vai messaggio. Francesco. Il prossimo. Sì. Ci vuole un bel coraggio a dire che al derby d'andata il Pescara meritasse il pareggio. Va bene essere tifosi, ma in televisione bisogna esporre le proprie idee con cognizione di causa. Non so se poi qualcuno vuole rispondere. No, l'ultimo messaggio. Credo che sia stato proprio io a dire che il Pescara ha sofferto molto con il Lanciano, e poi il pareggio c'era anche, però il Lanciano ha giocato meglio, ricordo. Io dico che a parti inverse. L'ultimo, sentiamo l'ultimo. Scusami Francesco. Un commento da voi competenti su Mister Marino, che è dovuto scappare di notte da Pescara e oggi con una squadretta si sta giocando la Serie A. È su Marino? Marino, bravo allenatore, a Pescara non è andato bene. Federico? Concordo con lui, però è stato sfortunato per quella preparazione mensile, quando c'è stata la sospensione del campionato, gli ha rovinato la squadra, perché fino precisiamo che non è scappato di notte, è stato esonerato e basta, cioè. A parte tanto è vero che bisognava riprenderlo quest'anno, indipendentemente dalla giustezza o no del risultato. A parte inversi, il derby di andata, sì, invece pareggia il Lanciano dopo quella partita giocata dalle Pescari, io credo che si sarebbero un tantinello arrabbiati, per non dire incazzati, tutti a Pescara, e certo, tutti ci sarebbero rimasti male, così come ci sono rimasti male a Lanciano. Ci è successo in casa col Vicenza, è la stessa cosa. Esatto. Gianni, come ci salutiamo? Tu cosa pensi per il derby e per il finale del campionato? E dopo ti richiamiamo a fine campionato e sentiremo la registrazione. Derby è... Lanciano Pescara come finirà? No. Passiamo alla domanda. Se dici così, abbiamo già capito. Cosa? Allora, il cuore ce l'ho a Pescara, ma anche a Lanciano, perché mio padre ha allenato anche il Lanciano e io ho abitato a parte anche il cuore. Lanciano. Da uomo di calcio sono due squadre che sono giocate. Beh, il risultato sarà una partita dura per in bilico fino alla fine. Quindi può prevalere l'una o l'altra squadra di un gol. Cioè, può essere una partita svolta per il Pescara in caso di, non so, di vittoria a Lanciano, Orlando. Sì, per il Pescara sicuramente, perché comunque scaverebbe un solco con tutte le squadre che sono dietro, e quindi la svolta sarebbe già quella di circoscrivere la zona promozione in maniera molto netta. Però non bisogna, che detto prima? Fare le stronzate a Lanciano, perché Lanciano si gioca... Al di là del prestigio, forse una delle ultime possibilità di agganciare la zona playoff. E se perdi a Lanciano diventa tutto più difficile. Federico, che detto? L'anno scorso abbiamo vinto, cerchiamo di ripeterci. Dario, come finirà? Mi chiamo di fare le fesserie. Da tifoso a cominciare da Baroni. Il 100% che venga il Pescara. E da allenatore, da tecnico, sarà una partita molto aperta e difficile per entrambi. Bene, allora domani sera in chiave rossonera per i tifosi del Lanciano ci sarà la trasmissione di Alessio Giancristoforo, Virtustale. Grazie a Valerio De Carolis, grazie a Andrea Costantini, a Maurizio Daguì. Ovviamente ringrazio voi, Francesco, Federico De Carolis, Dario Di Giannatale. In bocca al lupo anche per la tua nuova carriera di allenatore. Hai tanti
e compagni anche nel Pescara, che siete quasi una famiglia di ex. Sì, sì, c'è Massimo Oddo, Zauri, Lambertini, Ruscitti, Cammarata, Mancini. Sì. È bello il fatto di avere ex bandiere del Pescara. Sì, sì. Grazie a te Orlando per essere stato qui con grazie noi, a voi, grazie a Gianni Rosati che vedremo sabato al Biondi, saluteci tutta la famiglia Rosati e speriamo che quest'anno possa andare bene per i colori bianco e azzurro. Ci vedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto. Serie B, il campionato degli italiani.